Allora, Mister Zito 3-1 contro la SBA, partita combattuta fino alla fine, ma naturalmente la classifica rimane invariata perché l'Isola nei minuti finali ha vinto 2-1. E allora dunque la sfida continua. Vabbè, era prevedibile che loro in casa non commettessero un passo falso. È stata, da quello che dicono le cronache, è stata una partita combattuta, così come lo è stata la nostra, perché il San Bias si annovera all'interno del proprio gruppo calciatori di ottima qualità e si è intravisto anche oggi, anche se a mio avviso noi con la grande intensità che abbiamo sprigionato a tratti abbiamo fatto la differenza. Saladino nel San Biasi 3-1 oggi con la Cittadinanza, naturalmente una partita combattuta, avete giocato a viso aperto, avete fatto una bella anche partita, a questo punto la classifica vostra com'è? Partita combattuta fino a quando si è rimasti 11 contro 11, poi l'esplosione un pochino ci ha danneggiato, comunque è difficile gestire la partita in 10 con una Cittadinanza che quando accelerava ci mandava in grosse difficoltà. La classifica mi sembra che si è mosso poco, credo, noi mancano ancora qualche punto per una salvezza tranquilla, anche perché noi abbiamo l'obiettivo ora di far giocare i ragazzi dalla Juniores, dobbiamo continuare un pochettino a prendere il percorso che abbiamo lasciato oggi.